edizione del Festival Marengo. Io questa sera sono veramente poca cosa, sono 3 milioni da in mezzo ai tanti soggetti che si avvicenderanno nel corso di questa splendida serata. Tra i grandi protagonisti ovviamente ci sono loro, la banda musicale. Davvero importante per la Polizia di Stato. Questa mattina alla scuola Cardile di Alessandria 360 allievi agenti di polizia hanno giurato fedeltà a quello che loro hanno scelto di fare nella loro vita, vale a dire i poliziotti. Un corso come sempre molto articolato, molto duro. Adesso a loro spetterà ancora 4 mesi di tirocinio prima di essere dei veri e propri poliziotti. Un avvenimento importante, e a sottolinearlo, è stata la presenza del capo della Polizia di Stato, Alessandro Pansa, che è stato proprio alla scuola Cardile per cercare anche di dare energia e fiducia a questi che diventeranno i poliziotti del domani. Innanzitutto saluto le tante autorità presenti nel parterre, a cominciare dal prefetto di Alessandria, buonasera, dal questore Mario Della Cioppa, dal procuratore della Repubblica Mario D'Onofrio, dal colonnello provinciale dei Carabinieri Alessandro Della Nebbia, colonnello provinciale della Guardia di Finanza Antonio Borgia, il direttore della scuola Cardile Bruno Di Rienzo, da Cuevas, eccolo lì, poi ne parleremo dopo perché anche lui è uno tra i tanti grandi protagonisti di questa sera. Il sindaco, il neo sindaco di Novi Ligure, Rocchino Mugliere, e poi ovviamente saluto anche tutte le altre autorità, sia amministrative che civili e militari, che sono qua. E quindi vorrei proprio partire da lei. Buonasera a tutti, volevo rivolgervi un caloroso benvenuto e saluto tutte le autorità civili e militari, per tutti saluto la dottoressa Romilda Tofuri, prefetto di Alessandria. E questa sera volevamo organizzare questa bellissima manifestazione in Piazza delle Piane. Purtroppo il tempo non ci ha aiutato, come avete visto, e dovete sapere che fino a questa mattina eravamo pronti a tenere il concerto in Piazza delle Piane, nello stesso tempo stavamo preparando la sala qui a Dolci Terre di Novi. E proprio per questo voglio rivolgere un caloroso ringraziamento a tutti i lavoratori del comune, alla dottoressa Rossini e tutte le sue collaboratrici della biblioteca, perché hanno veramente lavorato molto per preparare questo evento. Ma voglio dire questa sera che sicuramente organizzeremo un'altra occasione in Piazza delle Piane, perché volevamo, questo era il nostro intento, regalare a tutta la cittadinanza un evento straordinario come questo, nell'occasione della venuta nella nostra città della banda musicale della Polizia di Stato, perché volevamo stringere ancora di più il rapporto tra questo concorso, questa manifestazione che ricorda il nostro Marengo con la città di Novi Ligure. Ed è per questo che volevamo organizzare questa iniziativa in Piazza delle Piane, ma ripeto, ci sarà un'altra occasione e spero molto presto. Ecco perché noi vogliamo continuare, come è stato fatto in questi anni, a investire ancora di più nella cultura, organizzando eventi di alto livello come quello di questa sera, ma utilizzando e valorizzando anche i talenti e le risorse locali, perché pensiamo che la cultura può significare sicuramente guardare al futuro, e noi vogliamo costruire il futuro anche e soprattutto attraverso la cultura. Ecco perché il significato. Entriamo in mezzo alle note e iniziamo il nostro concerto.
concerto bellissimo, ve lo preannuncio, vietato assolutamente a chi ha dei forti fantasmi perché è la Polizia di Stato. E vi prego di accogliere con il giusto applauso il direttore d'orchestra, Maurizio Villi. Thank you.
direttore di Alessandria, dottor Mario Calaciocco. Ancora buonasera a tutti e due. Conosciamo veramente tutti quanti Franz Lehár, per cui possiamo serenamente andare avanti. Allora, adesso ci sarà un momento della consegna dell'onorificenza assegnata al capo della Polizia di Stato, prefetto Alessandro Panza. Il riconoscimento, come vedete, viene ritirato dal questore di Alessandria, Mario Della Gioppa. Lo deve parlare, sì. Prego. Volevo dire questo, che in occasione appunto del giuramento che c'è stato questa mattina alla scuola Cardile di Alessandria, doveva essere questa sera con noi anche il capo della Polizia di Stato, e si è scusato, l'ho incontrato questa mattina, saluta tutta la cittadinanza e mi ha inviato un messaggio che voglio adesso leggere. Sindaco, ho ricevuto con piacere il suo cortese invito alla 13ª edizione del Festival Marenco, in programma per il 23 luglio prossimo. La ringrazio soprattutto per l'attenzione che ha voluto riservare alla mia persona e all'istituzione che mi onoro di rappresentare, conferendomi il sigillo raffigurante lo stemma della città di Novi Ligure e l'effigie del maestro Marenco, a cui è dedicata l'importante rassegna musicale. Un attestato di stima ed amicizia che rappresenta per me e per gli uomini e le donne della Polizia di Stato una ricompensa per l'impegno professionale e la dedizione che quotidianamente viene profuso nell'assolvimento dei compiti istituzionali. Sono purtroppo rammaricato di doverle comunicare che a causa di un inderogabile impegno istituzionale non mi sarà possibile intervenire all'evento. Affido quindi la mia rappresentanza al dottor Mario Della Gioppa, questore di Alessandria. Nel formulare migliori auspici per la piena riuscita della manifestazione, colgo l'occasione per inviarle cordiali saluti il direttore generale di pubblica sicurezza, prefetto Alessandro Panza, capo della Polizia di Stato. Ringraziamo per questo messaggio, si è impegnato a essere con noi in un'altra occasione, e voglio dire questo nel consegnare il sigillo al signor questore, che questa mattina è stato un momento straordinario, di grande emozione, quando i 360 ragazzi agenti di polizia hanno giurato fedeltà allo Stato. È stato un momento di speranza per tutti. Io sono emozionato, devo dire che dopo 30 anni, grazie, dopo 30 anni di servizio, di lavoro, anche a volte con situazioni complesse, oggi io sono un po' emozionato. Sono emozionato, però io dico grazie al sindaco, grazie all'amministrazione comunale di Novi Ligure. Oggi per noi, l'avete detto voi, io lo ribadisco, è stata una giornata intensa, straordinaria per certi versi. Abbiamo avuto la presenza del capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, dopo 20 anni nella provincia di Alessandria. E lui ha tenuto tantissimo a essere presente per il giuramento dei 360 allievi, come lei ha detto. È un momento di vicinanza che ha un significato ben preciso, proprio la vicinanza del vertice ai giovani, agli allievi. Questa mattina è stato fatto un giuramento di fedeltà alla Repubblica con la bandiera della Polizia. Colui che ha vinto arriva dalla Spagna e si chiama, spero di dirlo bene, Diego David Cuevas Sanchez. Eccolo qua. Buonasera a tutti, vi do anche a nome mio un più caloroso benvenuto. Permettetemi, prima di ricordare in sintesi le principali caratteristiche del concorso internazionale Marenco, di ringraziare anche personalmente, con un ringraziamento non formale,
tutte le ragazze che questa mattina e da giorni lavorano per la riuscita di questo evento e in particolare alla dottoressa Orsini che si è spesa moltissimo per consentire questa serata. Il concorso internazionale di composizione Romualdo Marenco, che quest'anno è fortemente strutturato, con relazioni tematiche tratte anche in forma di micro variazioni, varie raffinate all'orchestrazione, pertinente e sempre coerente all'ideazione tematica, sapiente distribuzione del materiale compositivo in una varietà che non si presta alla frammentarietà, ma è costantemente orientata all'organica costruzione della forma, evidenziando l'ampia gamma delle possibilità coloristiche di un'orchestra di fiati, nonché un'interessante varietà di combinazioni ritmiche, il brano raggiunge un profilo di qualità tale da meritare il più ampio riconoscimento nell'ambito di una competizione internazionale. Serata, quindi il ringraziamento va al comune di Novi, all'amministrazione comunale di Novi, al neosindaco, in particolare alla dottoressa Orsini, di cui ho avuto modo in questi giorni di apprezzare l'encomiabile impegno che ha profuso per la realizzazione di questa serata. Ovviamente il ringraziamento va anche a tutti voi che siete qui questa sera e già vi ringrazio per quello che avete deciso di dare a Lega Tumori. In una serata di istituzioni direi che vale la pena di ricordare anche che Lega Italiana per la lotta contro i tumori è un ente di diritto pubblico su base associativa, si muove sotto il patronato del Capo dello Stato, sotto la vigilanza del Ministero della Salute. E da parte mia, oltre al ringraziamento, vorrei che quell'adesivo che abbiamo dato a tutti servisse, diciamo, un'operazione di tipo culturale. Abbiamo parlato di cultura questa sera. Dalle mani del questore la medaglia, il riconoscimento per la banda. Di Cuevas coesistono due mondi, da un lato una melodia con una certa aria galiziana e dall'altra una reminiscenza andalusa. Inoltre coesistono sonorità classiche con altre più contemporanee. Dalla Polizia di Stato da qualche tempo si avvale anche della collaborazione dell'Orchestra Classica di Alessandria. E allora chiamo il suo presidente Luciano Girardengo, Raffaele Ottonello, entrambi violoncellisti, e Ferruccio Francia, che invece suona il contrabbasso. Signore e signori, il brano vincitore dell'undicesima edizione del concerto dedicato a Romualdo Marenco, eseguito dalla polizia, dalla banda della Polizia di Stato, dagli orchestrali dell'Orchestra Classica di Alessandria, diretti dal maestro Maurizio Villi.
solista, l'Eufon solista, professore Luciano De Luca. Thank you.
fare.